questo è il nuovo, presentiamo il nuovo FBC, quindi abbiamo ricreato un po' una squadra, manca solo una persona che purtroppo fino al 30 di giugno non possiamo fare il nome, il nuovo direttore sportivo. Presenteremo settimana prossima. Quindi partiamo da il presidente che sono io, quindi Pilato Antonio. C'è la nuova carica da vicepresidente che è Surace Antonio. Ci sarà il nuovo allenatore della prima squadra che è Cernivivo Antonio. Allenatore della Juniores che è Stefano Iburgia. Poi i responsabili del settore non agonistico, quindi primi calci, che è Roberto Greppi. Grizzi, io dico sempre Grizzi, non so perché. Greppi. E poi il responsabile del settore non agonistico, che abbiamo messo un giovane, secondo noi promettente, un ragazzo che ha tanta voglia di emergere, che è Matteo Timpanaro. Quindi questo è il gruppo che c'è. Poi il classico personaggio che ormai ci accompagna da tanto tempo, abbiamo Carlo Mantegazza e il direttore generale amministrativo che è Michele Forziati. Quindi questo è il gruppo della nuova società, sono cambiati soltanto tre elementi, quindi noi sappiamo che l'anno scorso abbiamo fatto, cioè quest'anno, stagione che è passata, abbiamo fatto un po' di errori, quindi sono gli errori che non vorremmo ripetere quest'anno. Quindi c'è un entusiasmo diverso, vorremmo ricominciare con i piedi per terra, non con quello che abbiamo fatto in questi tre anni. Pensavamo di riuscire a fare un qualcosa di importante, ma non siamo riusciti a farlo. Demerito mio sicuramente, demerito di tutti quelli che magari ci hanno accompagnato, però mi prendo il 90%, il 100% delle colpe, visto che sono il presidente della società. Quindi con le nuove figure pensiamo di fare sicuramente bene. Nonostante tutto siamo riusciti a prendere anche un nuovo centro sportivo che è il Prealpi, quindi dove lavoreranno sicuramente sia Roberto che Matteo, e Matteo si sposterà anche al Matteotto. Quindi cercheremo di cominciare dalla crescita dei giovani e dei nostri piccolini, a fare bene. Poi quando arriverà il nuovo direttore sportivo presenterà lui l'agonistica con la prima squadra degli juniores, ma nel frattempo l'allenatore è già stato scelto da lui, quindi ho già presentato che Antonio Cernivivo, e dopo dirà lui due parole, però volevo far dire due parole al vicepresidente, visto che mi accompagnerà per questa stagione e c'è abbastanza entusiasmo per poter creare un qualcosa di positivo. Buonasera a tutti. Conosco quasi tutti di voi perché l'anno scorso ci siamo visti e è stato un anno proprio brutto, diciamo, per l'FBC Saronno. Tu non ridere perché è sempre con me. Niente, mi ha entusiasmato il progetto di quest'anno, parlando con lui diverse volte, con Antonio e con qualcuno. Ne sono successe tutti i colori prima di questa presentazione, gente che si è presentata, però purtroppo alla fin fine che no, come si dice qua, solo farfalle che volavano per aria e basta. Niente, mi butto con tutta la mia voglia, col mio entusiasmo e la mia competenza calcistica. Sappiate che sarà una squadra molto forte, che la porteremo molto su nei primi quattro posti sicuramente. Cercheremo di andare subito in eccellenza, dopo qualche anno tenteremo la scalata per andare ancora più su. Speriamo che vada tutto bene, sarà tutto molto diverso quest'anno, ognuno avrà il suo compito, senza quel casino che c'era l'anno scorso, perché è stato solo un casino. Antonio ce l'ha messa tutta anche l'anno scorso, però purtroppo non ci siamo riusciti. Sono degli errori. Sono degli errori che sono stati fatti.
Niente, io non so cosa dirvi, io ho tutto il mio entusiasmo. Sappiate che sono una persona molto seria, piena di principi e di valori. Farò di tutto, mi occuperò maggiormente per la prima squadra della Juniors, dove ho parlato già con l'allenatore, faremo una Juniors molto forte. Vi state sicuri, saranno pagati tutti, gli stipendi e tutto, perché ci sono io. E io sono una garanzia, credetemi, sotto questo aspetto. Punto e basta, non ho nient'altro da dire. Vuoi dare la parola a qualche altro? Sì, no, io partirei, vabbè, due parole magari dall'amministratore così Di Michele e poi partiamo con gli allenatori e i responsabili. Vabbè, ci conosciamo quasi tutti perché mi sono messo sul campo. Inutile dirvi che questi tre anni sono stati tre anni di sacrifici, che siamo partiti in effetti già spendendo dei soldi e l'handicap di andare a giocare fuori perché continuamente in trasferta. E le difficoltà le abbiamo avute, nessuno li nasconde. Anzi, si è parlato anche di cordate che arrivavano, ma come giustamente ha detto Antonio, era solo farfalle che volavano, poi i risultati non li abbiamo visti. Ci stiamo rimboccando le maniche un'altra volta per far ricrescere ancora questa squadra. Faremo tutto il possibile, chiediamo ovviamente anche da parte vostra un appoggio di portare gente allo stadio, soprattutto perché adesso torneremo a Salorno e per noi è molto importante. Molto importante avere anche una situazione economica che ci permette un attimino di navigare in un certo modo. Io voglio ringraziarvi già da adesso e speriamo che faremo un anno di successi insieme. E di dialogo, soprattutto se c'è qualcosa che non dovesse andare bene secondo qualcuno che è all'interno, sarebbe opportuno anche parlarne subito, evitare un attimino i commenti esterni che francamente danneggiano la società e danneggiano le persone. Grazie. Niente, io partirei subito con Roberto, così magari so quello che avrai da raccontare di quello che vuoi fare. Ok, buonasera. Per me è la prima volta in una società non a livello oratoriale. Io sono stato 23 anni all'oratorio San Francesco, all'Ainate. Quest'anno mi è stata data questa opportunità di cambiare, provare una nuova esperienza. Io ho sempre lavorato con i più piccoli. Niente, l'impegno da parte mia c'è, ci siamo trovati più di una sera col presidente, con Matteo, così. Sono contento di questa cosa e spero di riuscire a far bene, altro non so cosa dire. Grazie comunque e va bene comunque, grazie. Ah, se qualcuno ha delle domande da fare, delle perplessità, parlate, è inutile parlare dopo e dietro. Faccio qualche domanda, prima, no, possiamo parlare prima ai responsabili, così poi se si chiarisce tutto. Matteo, il tuo programma, che come vuoi sviluppare tu? Buonasera a tutti. Allora, come detto, mi occuperò della fascia non agonistica e le premesse che noi abbiamo è che ci sarà molta collaborazione tra le varie annate. Come ha detto il presidente, che è la cosa fondamentale, il nostro obiettivo non è semplicemente far divertire, far giocare, queste sono cose che per noi sono scontate, ma a noi serve che i ragazzi crescano. Ci sarà una collaborazione totale fra le varie annate, perché non esiste una squadra forte, una squadra meno forte, la società deve andare tutta nella stessa direzione. Quindi lavorerò tanto, lavoreremo tanto per dare ai vostri ragazzi non solo la qualità delle FBC Saronno, ma anche una prospettiva futura che gli consenta un giorno magari andare a giocare con mister Stefano in una Juniores e andare a giocare magari con mister Antonio in promozione, e non è da poco. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente questo: far crescere i vostri ragazzi facendoli divertire, facendoli giocare, ma con lo scopo di farli andare da lui, di farli diventare dei calciatori, perché chi viene allenato da lui deve essere per forza un calciatore. Quindi il nostro obiettivo è questo: farli crescere. Ripeto, ci sarà tanta collaborazione, tanto impegno e tanta voglia. Sono il primo quest'anno che dice che le cose possono cambiare, ci sono tante persone che hanno voglia di fare, in primis i mister, e basta, concludo dicendo che sono molto fiducioso, non vedo l'ora di iniziare, si potrà davvero lavorare bene per i vostri ragazzi e i ragazzi di tutti gli altri che verranno. Grazie. Ok, buona Stefano. Sì, buonasera, io sono in Burgia, Stefano, il mister della Juniores.
Anch'io, come ha detto Matteo, sono molto fiducioso quest'anno. Per me deve essere l'anno zero, l'anno della ripartenza questo. Visto le due annate passate, un po' di problemi che ci sono stati e sono evidenti agli occhi di tutti, quest'anno deve essere per forza la nostra ripartenza, io ci credo tantissimo. Ho voluto rimanere a tutti i costi a Saronno nonostante le varie voci che giravano, che io andassi a destra, a sinistra, invece sono voluto rimanere a Saronno perché credo tantissimo in questa società, credo all'FBC Saronno, sono di Saronno e spero che un domani questa società ricalchi certi palcoscenici di una volta, che lo merita, perché avere uno stadio, una città come Saronno con 50.000 abitanti lo merita, quindi sono molto fiducioso, molto. E poi con l'ingresso anche di Antonio Surace, che ho avuto modo di conoscerlo, credo che lavoreremo non bene, di più. Io non ho nient'altro da aggiungere. Grazie. Adesso la parola sicuramente alla persona che dovrà portare nel miglior modo possibile la nostra prima squadra, quindi Antonio Cerrellini. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti e in primis voglio ringraziare la società per avermi dato questa possibilità. Io sono in una posizione rispetto agli altri molto più facile e più vantaggiosa, perché dal punto di vista sportivo per me io voglio solo affrontare il nuovo anno con positività, cercando di risolvere i problemi quando ci saranno, perché tanto ci saranno i problemi, non è che non ci sono, in tutte le società ci sono, sportivi no. Basta però essere positivi, avere l'atteggiamento giusto, come giustamente diceva Surace, avere il proprio ruolo e rispettarlo, e rispettare il ruolo degli altri. Io faccio l'allenatore da qualche anno, e per me la cosa più importante in assoluto è la gestione sportiva di ogni singolo giocatore. C'è la possibilità che ogni giocatore venga al campo, si alleni con intensità, dia al massimo, perché solo così poi si ottengono risultati. Io per primo cercherò di essere un esempio dal punto di vista dell'impegno e del comportamento. Le mie aspettative sono alte quelle della società. Chi verrà saranno, i ragazzi che verranno, sicuramente ci saranno tanti giovani con cui a me piace molto lavorare. Ci saranno anche dei giocatori esperti che dovranno dare una mano. Nella mia squadra non esistono delle differenze comportamentali, esistono delle differenze legate soprattutto alla qualità dei giocatori, ma i comportamenti devono essere uniformi per tutti. Senza quelli è difficile fare in modo che una squadra corra tutta insieme per raggiungere un obiettivo, e quello è il mio compito e cercherò di farlo al meglio. Quindi dai, buona stagione insomma. Sì. Beh, per ultimo, quello che ci sistemerà tutti i campi, sia a Prealpi che a Matteotti, e poi col punto di domanda invece per lo stadio, chi lo sistemerà non si sa, lo vediamo. Buonasera. Allora, la prima cosa che mi viene da dire è sono contento perché non vedo quei quattro gufi deficienti che c'erano in questa società gli anni precedenti. Mai parole. No. Mi dispiace, io quello che devo dire lo dico, poi chi lo prende bene, chi lo prende male, me ne frega niente. La seconda cosa, io voglio bene l'FBC, superfluo dire. Io ho passato una vita all'FBC, vorrei ritornare a quei livelli. Vi ringrazio. Ok, penso che abbiamo fatto tutta la presentazione di tutto lo stato che c'è, mi dispiace soltanto che manca il direttore sportivo e basta, quindi se ci sono delle domande da fare o qualcosa siamo qui, pronti per rispondere a tutte le vostre esigenze. Se qualcuno vuol darmi una mano in settimana dimmi. Il settore giovanile, che cosa pensate di fare? Per esempio, io sono un papà di cucine del 2008, so che quest'anno, cioè l'anno prossimo, quindi saranno massimi 5, ma massimo, ci
saranno nuovi arrivi, non so, come pensiamo, pensate di fare la squadra, come pensate chi la allenerà, che non ho sentito parlare ancora del settore dei bambini specifici. Allora, sicuramente la società sa i numeri esattamente come li sapete voi, ci stiamo adottando tramite open day, tramite chiamate, per avere per ogni categoria un numero adeguato che ci consente di fare un campionato. Ovviamente poi vedremo che cosa riusciremo a fare, ma l'intenzione di fare la squadra per tutte e le possibilità di farla, perché non sono sogni campati in aria, ci sono. Per quanto riguarda i 2008 in particolare, sono come altre squadre del settore non agonistico, nel senso che c'è stato un escalation di notizie false e negative che hanno portato a un fuggi-fuggi generale quando non si è capita la situazione, perché sono andate via senza dare una motivazione, senza un perché, dicendo non mi fido, ho paura, non sono delle motivazioni. I problemi legati all'anno passato sono stati problemi che hanno coinvolto ben pochi ragazzi, hanno coinvolto specialmente il settore agonistico. Il nostro lavoro, perlomeno il mio, che sono il mister 2006, è stato messo poco a dura prova per errore della società. Abbiamo sempre avuto la completa disponibilità della società a poter lavorare bene. Per quanto riguarda i nomi dei mister, stiamo vedendo, anche perché, con il dovuto rispetto, non nessun mister in particolare, ma tante voci che sono girate, sono state accolte dai mister e poi riferite ai genitori, perché se voi lo sapete, perché dall'interno della società qualcuno ha detto qualcosa. La situazione è molto semplice: noi adesso abbiamo voglia di lavorare, voglia di fare calcio. La situazione non sarà assolutamente come era quella dell'anno scorso, ci sarà un responsabile che sono io, ci saranno delle regole da rispettare, le informazioni riguardanti la società avrete da me o dagli altri organi che comporranno la società, non dal signore che viene a prendere il caffè al bar, perché non è attendibile e crea soltanto problemi. Quindi quello che prometto su quel punto è che l'anno prossimo ci sarà una voce, un qualcuno che vi dirà per filo e per segno quello che succederà, qual è il nostro da farsi. Non sarà un'autogestione dove ognuno dice la propria, poi io ci credo, io non ci credo, per me è così, per me non è così. Alla tempistica di avere delle risposte più sicure? Per quanto riguarda i nomi, non te lo so dire. Cioè, sicurezza della squadra, insomma, c'è un giocatore sufficiente per garantire un minimo di niente. Sicuramente con gli open day, che oggi abbiamo, il presidente ha ritirato i volantini, e con sicuramente l'acquisizione del Prealpi, che è una situazione prettamente strategica, noi contiamo di attirare il maggior numero di ragazzi, senza contare che i ragazzi che sono andati, per quanto possano essere persi, ripeto, sono persi ma perché non sanno qual è la situazione, basta una telefonata, che tra l'altro starò io a fare a ogni mister, a molti dei genitori che vanno via, spiegando qual è la situazione del Saronno e vediamo se la loro scelta rimarrà tale. Perché andare via da Saronno oggi come oggi, a meno che non ti stia chiamando il Milan, non è una scelta logica. Il Saronno nella zona può dare le prospettive di crescita in un futuro calcistico, non stiamo parlando soltanto a livello amatoriale, facciamo divertire i ragazzi, ma un futuro calcistico che poche società nella zona possono dare. Quindi secondo me la situazione è questa, adesso i numeri sono così, ma sono numeri fasulli, perché sono dei numeri dettati dal vento. Una volta che si potrà parlare con i genitori di chi se ne vuole andare, una volta che le idee saranno chiare, una volta che verranno fatti gli open day e quindi avremo dei numeri alla mano, potremo dare informazioni. Non ho una data da dirti, ci sono tante cose da vedere. Assolutamente sì, ci sono già i volantini che abbiamo ritirato adesso. Interventi strutturali l'hanno fatti? Interventi strutturali? Allora, tieni presente che la situazione, avendo quest'anno a disposizione tre campi, migliorerà tantissimo. Io gioco a calcio da tanto tempo, il Matteotti è uno stadio bellissimo, è un campo bello, tiene davvero molto bene l'acqua, il tempo. Il problema di quest'anno è che ci siamo allenati tutti, neanche San Siro regge un tale numero di squadre. Adesso, avendo Prealpi, Matteotti e lo stadio, potremmo gestire le forze stesse del campo e quindi noi arriveremo a fine stagione ad avere un campo promettente. Il Prealpi stesso sta avendo dei lavori e immagino che verrà fuori un bel campo, ci alleneremo tutti là. La partenza sarà direttamente in Prealpi, sicuramente sì.
Sì, no, la partenza già dell'Open Day vengono fatti già direttamente al Prealpi. Infatti questo Carlo sta facendo il tutto il possibile per mettere a disposizione i Prealpi per sabato, giusto? Sabato prossimo. Posso già dire anche le date degli Open Day, visto che siamo qua, per il 2006-2007 sarà mercoledì 4 luglio alle 6. Per quanto riguarda il 2008-2009-2010 saranno sabato al Prealpi il 15 luglio alle 9.30. E invece... No, è una mattinata, dalle 9.30 conosciamo, facciamo due chiacchiere, vediamo il numero dei ragazzi, alle 10 conto di essere in campo insieme al mister e faremo un paio d'ore di allenamento, un'oretta e mezza, non ho idea del tempo, valuteremo in base ai ragazzi a quanto lavoro possiamo fare. Se noi mister reputiamo che a un'ora e mezza i ragazzi sono ancora recettivi, si stanno ancora divertendo, non abbiamo motivo di chiudere, andiamo avanti ad un altro quarto d'ora. Comunque la mattinata, una giornata sola l'abbiamo voluta mettere adesso, perché poi ci sarà sicuramente le date a settembre e stiamo valutando se farne un'altra in base al numero che avremo alla prima giornata di Open Day, se farne un'altra, perché tante delle persone, o chi è già in vacanza, chi ha di qua e di là. Esatto. Esatto, visto che abbiamo timore di questa cosa, non che non ci siano ragazzi, ma che tanti sono in vacanza o abbiano l'oratorio feriale che impone di andare dalla mattina alla sera tutti i giorni, il sabato mattina andare ancora a far giocare tanti genitori che non sono appassionati al calcio, possono storcere il naso. Quindi abbiamo deciso per adesso una data. Se i numeri invece smentiscono quello che ho appena detto, una data per annata, assolutamente. Se invece i numeri che avremo in quell'unica data smentiscono quello che ho appena detto, cioè abbiamo un'affluenza in un numero che ci permette di fare un'altra data, il press ha la completa disponibilità a darci campi, strutture e tutto, quindi si può tranquillamente organizzare un'altra data, far divertire i ragazzi e consentirci di riformare le squadre. Tutto qui. Qualsiasi altra cosa, dimmi senza problemi. C'è qualche altra domanda? Lo schermo non dici niente. No, volevamo poi noi fare qualche domanda al mister, ma lo facciamo separatamente magari. Non ci sono problemi, volentieri. Ok, grazie. Così, giusto sul curriculum, eccetera. Sì, va bene. Ah, pensavo che avevo alzato la mano. No, se c'è qualcosa, ragazzi... Se non c'è niente, c'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro, magari io sono a posto. Bene, dai. L'unica cosa che posso dire è che quest'anno, dopo tre anni veramente di sacrificio che abbiamo fatto a Cesate, per il primo anno giocheremo nel nostro stadio, quindi penso che sia una cosa che dà la soddisfazione, poi penso a tutti quanti, non solo a noi, ma penso a tutta la città di Saronno, giocare allo stadio a Saronno, quindi non solo per noi addetti ai lavori. Quindi spero che ci sia delle soddisfazioni, ma nel vero senso della parola, su tutti i fronti. Ecco, una cosa, sicuramente allo stadio giocherà la prima squadra e la Juniores. Poi in alternanza volevamo vedere quello che facevamo con il settore degli allievi e quindi c'è una squadra che magari ci dava una soddisfazione di poter andare magari ad affrontare la fascia regionale nel secondo girone da dicembre in poi, davamo la possibilità anche a loro di poter affrontare delle partite allo stadio, perché era poi il futuro nostro che andavano su poi in Juniores, quindi poteva essere una cosa bella anche per dare un'opportunità a questi ragazzi. Basta, se c'è qualcos'altro... No, volevo dire una cosa a quel genitore, giusto? Sì. Dei 2008, Pulcini. Sì.
Sicuramente io ho l'abitudine nelle mie squadre di fare un allenamento con prima squadra e Pulcini proprio. Quindi a settembre aspetto di fare un allenamento prima squadra e Pulcini insieme, perché sarà molto bello, ok? No, questo lo posso confermare, perché io con Antonio ho vissuto 4 anni fa un'esperienza con me, e devo dire la verità che lui era molto bravo a fare degli allenamenti organizzati con il settore giovanile nostro, quindi dei primi calci, dai Pulcini, perché i primi calci ancora dai Pulcini, e le tre annate dei Pulcini, e forse anche l'avevi fatto forse anche con una squadra di esordiente, sì, se non ricordo male. E devo dire la verità che quell'esperienza è stata veramente bella, perché tutti i ragazzi l'hanno accolto veramente bene. Quindi si allenavano con serietà, e i ragazzi della prima squadra si allenavano con serietà nei confronti dei bambini. È stata veramente una bella esperienza che mi piacerebbe veramente riportarla ancora. Poi se lui è d'accordo, mi piacerebbe riproporla qui a Saronno. Ok. Poi se non sbaglio c'è un'altra novità, che i tornei dei ragazzi il prossimo anno dovrebbero essere fatti allo stadio. Allo stadio. No? Sì, e quella sì, è un'altra novità. Ma questo, vabbè, questa non è la stagione. Però sarà fine stagione l'anno prossimo. È una novità, sì, che viene, perché fare i tornei con i bambini anziché a Matteotti, farli senza, per carità, di Matteotti, ma poterli fare allo stadio, credo che sia una bella, sì, anche questa una bella. Sì, una cosa, bella vetrina, una bella. Un'altra cosa che, vabbè, ho visto fare da altri, però è piaciuto anche a me, fare una partita prima dell'intervento della prima squadra, una partita dei piccolini, farla partecipare dentro prima dell'intervento. Logicamente non si potrà fare le 2:30, ma quando ci sarà l'orario del cambio dell'ora, intervenire con una partita dei piccolini prima che inizia la prima squadra a giocare. Questo è un altro dei pensieri, di poter riuscire a fare questo, per coinvolgere un po' di ragazzini, per avere proprio anche la possibilità di guardare la prima squadra con un occhio di riguardo. Ok. Un'altra cosa ancora è quella del sito, perché come avete potuto notare da un po' di tempo anche il sito non viene aggiornato, perché adesso non si gioca, però no. Ecco, domani io avrò un incontro con un ragazzo che è uno studente in informatica, che prenderà in mano la situazione del sito e che in effetti aggiornerà settimana per settimana, momento per momento, diciamo che porterà il sito alla pari di notizie, eccetera. In più daremo uno sguardo con la pagina Facebook, ci muoveremo anche quella, che sarà aggiornata sistematicamente su ogni piccola notizia dove l'informazione comincia a circolare. Anche questa è un'altra novità di quest'anno, che non c'è stata nell'ultimo anno per una serie di discussioni varie. Tutto qui. A posto, se non c'è più niente. Questa volta è alzata veramente. Tanto per capire bene, quindi per l'agonistica ci sarà una nuova riunione con il nuovo direttore? No, magari una riunione no, però una presentazione del direttore sportivo. Per capire tutto quanto. Sì, 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 perché il direttore sportivo farà tutta l'agonistica con prima squadra di riunione. Sì. Va bene. Ok. Posto. Va bene. Chi ha bisogno, magari, i genitori che magari hanno bisogno di un volantino, magari possono venire a prenderlo così.